Ciao a tutti, caciotti, siamo qui in Minecraft normale ma con un casino di mod. Non è la Technic Pack, ma ci sono tutte le mod più interessanti della Technic Pack più qualche aggiunta. La mod list l'ho presa da Direwolf20, ho seguito il suo video manuale, possiamo dire, di come installare queste mod. Basta cercare appunto Direwolf20. 20, Direwolf20 su YouTube e esce il suo canale. Questa è la sua quarta stagione e il primo episodio è appunto come installare le mod. Vi lascerò un pacchetto RAR, zip, quel che è in descrizione con tutte le mod. Non vi lascerò appunto Minecraft perché, come spero tutti voi sappiate, è illegale, va contro i termini di servizio. Bene, partiamo subito. Questo è un mondo che ho fatto durante lo stream di oggi. Il mio mondo lo chiameremo Surreal Power LP, che sta per Let's Play. In More World Option mettiamo il seed sarà Surreal Power mangia le caciotte, la caciotta che fa più figo. Benissimo, donne, create new world. Ci vediamo appena creato. No, anzi no, perché il build interno sta facendo, sta facendo, sta facendo, sta facendo, sta facendo, sta facendo, sta facendo. Savage Jax, Savage Jax, Savage Jax. Ok, fra poco partirà. Comunque parliamo un po' delle mod. Oltre a quelle di Direwolf ne ho aggiunte tre in particolare. Optifine per aumentare il frame rate. Ho aggiunto la Tricapitator perché io senza Tricapitator non mi trovo. E ho aggiunto un'altra cosetta che potete vedere in alto a destra, è la Raise Minimap. E trovate tutto, come ho già detto, nel pacchetto che metterò in descrizione. Come vedete sono spawnato nel bioma della taiga, come potete vedere a sinistra, nella voce B, due punti, taiga, che sarebbe il bioma invernale. Ora prendiamo giusto giusto un paio di pezzi di legno, perché grazie al mod Tricapitator, una volta presi i primi pezzi di legno, potremo abbatterne pressoché illimitati, o almeno abbastanza da sopravvivere. Non è proprio il peggiore degli spawn, perché oltre al fatto che abbiamo delle zucche, come spero molti di voi sappiano, non si sa, nel bioma della tundra spawnano le pecore in quantità, anche se qui non ne vedo ancora nessuna, la cosa mi spaventa leggermente, ma sono dettagli, e proseguiamo come dei boss. Allora, questo che vedete qui a destra non è too many items, si chiama Nay, not enough items, troverete anche questo nel pacchetto in descrizione, e sì, si può mettere anche l'opzione per farlo sembrare come un too many items, ma a me non piace, quindi torniamo qui. Bene, quello che fa è ci mostra la ricetta e quello in cui possiamo utilizzare un certo oggetto. Per esempio, il pistone, se clicchiamo sul tasto sinistro, ci mostra come possiamo farlo, con quali vari tipi di materiali possiamo farlo, e se premendo U, selezionando questo, passandoci sopra e premendo U, ci dice in cosa possiamo usarlo. Queste, vedete, sono tutte mod che andremo probabilmente, si spera, a utilizzare in passato, in futuro. Dunque, prendiamo il legno. Questo è il tipo di legno scuro, novità appunto della versione. Voglio vederlo com'è per terra, carino, però quello che mi piace di più è quello delle betulle, cioè con la corteccia mezza bianca e mezza verde, cioè mezzo nero, che sono leggermente più fighi, soprattutto perché sono bianchi. Ok, forse non è stata una buona idea fare così, ma possiamo fare così. Allora, quello che a me piace fare è crearmi un piccone. Qua abbiamo della roccia, quindi non ci toccherà nemmeno scavare per terra. Di solito io cosa faccio? Vicino alla workbench scavo finché non trovo della stone e la prendo. Or dunque, prendiamo tutto ciò che è molto figherrimo, perché voi sapete che è molto figo scavare la roccia come dei boss. Ne prendiamo giusto un paio di pezzetti per costruirci un'ascia, un piccone e una spada, perché siamo in easy ma non dobbiamo sottovalutare i mob. Ricordo che qui non c'è la Mo Creators e nemmeno la Millionaire, quindi
non è una technic pack, o almeno è una technic pack con alcune aggiunte e alcune privazioni. Creiamoci subito un piccone di roccia, questo lo utilizzeremo magari in un altro momento. Creiamo degli altri stickchetti, creiamoci una bellissima spada che metteremo qui. Questo lo teniamo qui un attimo e il prossimo passo sarà appunto un'ascia. Perché un'ascia? Perché ci servirà abbastanza legno per sopravvivere e appunto grazie al Tricapitator possiamo fare questa bellissima cosa. Questa cosa è presa da Terraria, come spero molti di voi sapranno, se Terraria cioppando un pezzo di legno ti dà tutto l'albero. Nel file di configurazione della mod è possibile impostare l'opzione che una volta cioppato un pezzo ti dia anche tutte le foglie. Non l'ho fatto perché sennò era troppo utile. Ecco, prendiamo questi alberi veramente alti. Non c'è nessuna mod dei biomi. L'unico bioma che mi pare essere aggiunto è quello del vulcano, che fa parte della mod Red Power. Qui notiamo subito del copper che ci sarà utile. Come notate è cambiata la skin dalla versione precedente. Guardate, copper ora. Per quelli di voi che non utilizzano o non vogliono utilizzare la Ney, Not Enough Items, vi ricordo che premendo O sulla tastiera, avendo aperto l'inventario, scompare. E quindi è molto più pulito per quelli un po' più precisini. Bene, ho preso un altro po' di cose qui. Ora cercheremo di salire. Mi sono dimenticato di farmi una pala, ma superflua per il momento perché non credo dovrò scavare molta terra. Come vedete sto prendendo tantissimo legno, soprattutto perché non voglio creare la mia casa, non voglio vivere in una tundra, voglio trovare un bioma adatto soprattutto all'industrial craft, perché so che esiste un bioma che consente di trovare molti alberi di rubber. Ci sono due tipi di alberi di gomma, cioè quello dell'industrial craft e quello della red power. Quello principale che ci interessa è la scusate, l'Industrial Craft. Se vedete dei bug del genere, sono molto comuni, soprattutto per la gran quantità di mod che abbiamo installate, si può fixare premendo Options, Video Settings e facendo uno switch tra Fast and Fancy e di nuovo tra Fancy e Fast. Oppure tra Fast and Fancy e Fast and Fast. Quindi prendiamo ancora abbastanza legno, abbiamo due stack e qualcosina. Come notate, lì vedo delle piccole. Qui intanto vedo, noto un bioma della sabbia e dell'olio. No, un vulcano sembrerebbe. Sto guardando la Raze minimap. Sì, un vulcano. Come quelli che guardano le mie altre serie sapranno, io amo la basalt cobblestone. Ne prendo giusto giusto un pochino, ma verrò più avanti a prelevarne altra. Comunque qua è un bioma molto elevato, molto espanso. Questo era un sapling normale, già che ci siamo prendiamo questi pezzi di legno. In questo modo, grazie al Tricapitator, anche iniziando da poco il gioco, possiamo utilizzare il legno come risorsa primaria, che è una cosa alquanto utile. Un'altra cosa che ci servirà, soprattutto per la buildcraft, sono i cactus, perché i cactus cuocendoli ci danno, guardate, premendo U, cambiando invece da shaped grafting a smelting, no, dov'è? No, allora mi sa che solo mettendoli non sono sicuro, no, è cuocendoli, sono quasi certo, meno che non hanno cambiato, che ci danno degli oggetti che possiamo utilizzare per rendere le nostre pipe, i nostri tubi a prova di liquidi. Cosa che ci servirà molto nel futuro, soprattutto per gli engine. Ed è che qui c'è veramente una grandissima verità. Qui abbiamo il vulcano. Lentamente si sta facendo notte, quindi dobbiamo cercare di trovare una piccola casa. Ora,
Molti di voi sanno che a me piace il Basalt Cobblestone, mi piace molto la zona del vulcano, ma non farò una casa qui per evitare che le solite persone dicano che copio Direwolf, perché ho proprio visto poco tempo, poche ore fa, che Direwolf ha deciso di fare la sua prima casa vicino a un Basalt Cobblestone, perciò io non farò così e cercherò una zona più sana, possiamo dire, nel senso non sana sana, sana sena. Sana sega. Vediamo che per esempio questo piccolo golfo mi potrebbe garbare anche non poco. No. Purtroppo nel bioma della tundra non ho trovato pecore, la cosa mi svantaggia e mi avvantaggia allo stesso tempo. Mi svantaggia perché non potrò dormire stanotte. E mi avvantaggia perché passerò la notte in miniera, almeno questa è la prima impressione che ho. Sto cercando. Qui vedo delle macchie sì, d'oro nere. Quindi questo mi suggerisce che ci sia dell'olio di Buildcraft, come avete potuto vedere. Quello è un Wiz Crystal. Wiz Crystal è una parte della mod della Towncraft. Qui vedo un. La giungla mi garba parecchio, soprattutto perché lì sopra si potrebbe creare un bel sistema di case. Il problema è che non lo farò, perché come nella mia serie hardcore che faccio durante il livestream, non è una cosa molto comoda, soprattutto salire e scendere ogni volta. La cosa veramente comoda di quella giungla è che sono risorse infinite, proprio infinite di legno, perché se noi prendiamo 4 saplings del legno della giungla e li mettiamo a quadrato e cioè ora guardate questo albero che fine fa. Io qui ho risorse fino alla fine del mondo più o meno. Sì. Qui ora mi dovrò costruire una piccola base. Qui vedo una luce che non dovrebbe esserci, quindi ho paura ci sia qualche tipo un alveare ad esempio, perché è presente anche la foresty, non ne sono sicuro, però vedo delle luci, quindi ah no, questa è un'altra mod, la prendiamo. Non sono Cinder Pearl, sì, dovrebbe essere anche della Towncraft, ma non ne sono sicuro, quindi eviterò. Ecco, quello è uno dei biomi che preferisco, soprattutto per la presenza elevata di alberi di gomma. Come potete vedere lì ce n'è proprio uno. Qui ci sono dei polli che ora ucciderò perché ho bisogno di mangiare, come tutti gli esseri Minecraftiani. Quindi ammazziamo. Molto. Ah! Mannaggia te! Non sei un pollo! Non sei un pollo! Ok. Molto bene. Io direi di abbattere giusto giusto un altro alberello. Questo è. Non voglio questi. Abbattiamo questo e qui faremo la nostra prima casa. Allora, piazziamo questo. Ci costruiamo per prima cosa una fornace perché devo cuocere i polli. Ci metteremo dentro intanto 5 pezzi di questi, poi sviluppiamo questi e lo metteremo come carburante. Ora, prendiamo il legno, quello che ne ho di più. Perché? Perché non voglio fare una casa che sembri monca, di un certo tipo di legno, insomma. Perfetto, abbiamo gran quantità di legno. Io di solito non faccio come Direwolf che fa le case 9x9, ma le faccio 11x11, tanto per essere un tocco più originale. Ci sono delle pecore, ci sono delle pecore, cosa che non. Io amo le pecore, soprattutto quando mi danno della lana. Ecco, ora la mia più grande preoccupazione al momento è trovare un creeper che mi esplode le spalle, ma sono dettagli. Lì c'è, eccolo là, un creeper. Io devo solo prendere quella piccola, bellissima pecora. Dimmi che non mi ha visto, dimmi che non mi ha visto, mi ha visto. No, è quello con gli occhi rossi, che è una brutta. No, ho fame. Allora, ora corriamo lì, andiamo a mangiare. Sono in easy, quindi non dovrei morire, però dobbiamo evitare. Dovrebbe fermarsi a 4 cuori se non erro, ma noi evitiamo perché noi siamo dei bravi giocatori di Minecraft e quindi siamo buoni e cattivi. Allora, prendiamo
Prima cosa da fare, creare la nostra casa. Dato che è 11 per 11, voglio prendere questo come blocco iniziale, farne 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god. Ma muori, peste lurida cagna. Ok, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vediamo qui tutte le cose che ci offre la natura. I funghetti buoni. Di là ho visto dei funghi rossi, quindi potremo riutilizzarli. Qui ora sarà un piccolo problema perché cadremo nell'acqua, ma si può comunque risolvere. Non facilmente, ma si può risolvere. Sì, questo sarebbe l'ultimo blocco. Molto bene. Non abbiamo terra con noi, o ne abbiamo poca, quindi bisognerà risolversi in qualche altro modo. Non siamo in hard, quindi non dovrebbe affliggerci il problema degli zombie che attaccano le porte di legno. Per sicurezza, però, appena avremo del ferro, ci costruiremo la nostra bellissima porta di ferro. Appunto, qui sto prelevando un po' di terra perché devo chiudere quel buco, non mi garba per niente. Imparerete a conoscermi, io amo la simmetria, odio la non simmetria. Quindi tutto ciò che è pari è da odiare. Che non c'è simmetria con un centro se c'è il pari. Non so se avete capito, ma io ho capito, questo è quello che conta. Voi potete anche non capire, ecco, questo è il pensiero logico maggiore dei super poverini. Comunque, prendiamo tutte le cose qui necessarie. Una cosa che posso notare dopo aver cambiato da tecnica Minecraft normale è che lagga molto meno e quindi conviene installare le mod singolarmente. Ora ho sbagliato, non volevo fare questo. Ora procederò a finire la casa e ci vediamo in un battito d'occhio, di palpebre, di ciglia, quel che è. Ho appena, diciamo, interrotto la registrazione, ma voglio farvi notare che ora, guardando il mio inventario, appena finirò i pezzi di legno, verrà immediatamente sostituito. Non è un cheat, è una funzione della mod Inventory Tweaks che consente anche di fare tipo premendo la rotina del mouse qui, vedete che mi riordina tutto, anche la R. No, in questo caso no perché l'ho selezionato. Se io premo la R, oh, mannaggia, non ce l'ho selezionato, vabbè, fa niente. La R forse non funziona in questa nuova mod, questa nuova versione. Di solito io la faccio 3, un quarto alto, devo farne un altro perché di solito 3, io uso sì di 3, quindi devo farne un altro alto, però devo salire, non ho della terra, quindi ora la mia maggiore preoccupazione al momento non è la porta che ora sto per craftarmi, perché ho leggermente anche paura io di queste cose, però qui ho delle canne da zucchero buono. La mia maggiore preoccupazione è farvi luce, perché voi dovreste anche poter guardare qualcosa teoricamente. Qua bisogna sostituire, no, mettiamoci prima queste. Quindi così avete un po' di luce ed è già positivo. Ora prendiamo della terra, mettiamola così, in modo che posso salire. Ora finisco quest'ultima parte, si sta anche facendo giorno, se non sbaglio, lì c'è un Enderman che io non guarderò perché non voglio che riversi tutta la sua agorafobia su di me. Non gli piace essere guardato, non gli piace stare in pubblico, vuole la sua riservatezza e noi lo accettiamo. Una tecnica che utilizzo di Direwolf 20 è quella di utilizzare diciamo il soffitto in vetro o parzialmente almeno. Questo perché? Perché, come dice lui nei suoi video, aiuta moltissimo soprattutto noi YouTubers perché consente di avere una maggiore visibilità delle cose che facciamo in casa. Ora spero che qui abbia cotto un po' di buono. Facciamoci giusto un altro paio di stecchetti.
dovrebbero bastare. Con questi charcoal possiamo sostituire questi, ma aspetteremo perché quel tipo di legno magari non mi piace neanche tantissimo. Un commento sui tipi di legno che hanno aggiunto, mi piace l'idea, apprezzo appunto l'idea e penso possa portare anche ad altri cambiamenti nel gioco. Come avete notato c'è anche stata l'aberrazione della sandstone e questa cosa mi sta garbando. Allora, come vedete la mia casa è più larga di quella di Darkwolf e posso fare più cose in una sola stanza. Ecco, sta finendo la notte, quindi buono. Ora piazzeremo un po' di torce. Qua c'è del charcoal che posizioniamo qui per finire di cuocere questo. Magari ci posizioniamo altri 16 pezzi. E questo qui lo teniamo non si sa dove. Molto bene. Allora, la mia prossima vocazione, oltre al legno. Cioè, oltre al vetro, è di farmi delle chest. Delle chest perché sono molto utili. Ora ho sentito l'enema che spariva e ricompariva, ma non è un nostro problema, almeno non per il momento. Allora, una cosa che mi piace fare come design, porco cane, come design delle ceste. Ceste, delle ceste, no, scherzavo. È di fare ciò. Allora, vi illustro un'altra possibilità oltre a quella che vi sto per fare vedere dopo. Si possono mettere in questo modo. Vedete che si aprono comunque. Non so se fa parte della mod Inventory Twix, non ne sono sicuro, ma sono molto utili. Anzi, ora che ci penso meglio, non è una feature della Inventory Twix, ma c'è anche in Minecraft normale. Soprattutto perché la usavo nel mio mondo Minecraft Ita. Ad ogni modo, non mi piace tenerlo così, perciò questa la chiuderò. Le torrò, non si dice torrò. Toglierò qua la terra e inserirò queste due ceste in questo modo. Ora però è rimasta dentro la terra, la cosa mi dispiace, quindi le riprendo. In questo modo abbiamo le due ceste. Un'altra cosa che farò molto probabilmente è mettere qui due fences, cosa che potremo fare anche adesso, tanto per farvi vedere come agirò in futuro. Prendiamo delle fence, ce ne dà apposta due, costruiamoci giusto giusto altre due ceste. Ok, questa non me la fa aprire, questa me la fa aprire. Ok, di solito tenevo il legno, il tetto più alto, me ne sono accorto adesso. Quindi questa cosa non sarà possibile farla. Però si può fare comunque una cosa abbastanza estetica facendolo così. In questo modo, che sembra molto carino. Faremo la stessa cosa di qua, mi sembra di poter capire. Quattro ceste mi sembra l'ideale per iniziare. Creiamo subito, tanto che abbiamo il legno, ci creiamo intanto sei stecchetti qua per fare le altre due fences. Ci creiamo altre due ceste. E metteremo. Ah, sbagliato, scusate. Così, queste due le metteremo così. Sì, mi sembra molto carino. Magari una volta che sostituiremo tutto il pavimento con la base al cobblestone mi sembrerà ancora meglio. Qui purtroppo non ho trovato della marble perché io di solito metto qui la marble, il marble brick al posto di questo. Non so se è ancora presente con le mod che ho installato adesso, ma mi sembra di sì. Mi sembra di sì perché mi pare che faccia anche lui parte della Red Power. Quindi, ok. La prossima parte è intanto stoccare
del legno. Qui abbiamo 63 pezzi. Allora, qui mettiamo tutto ciò che si può costruire, appunto. Quindi questo, la dirt, la lana. Facciamoci il lettino che è molto utile. Cioè, tutto perché risetta lo spawn. Lettino che io posizionerò, allora qui la metà è questa, non posso posizionarlo qui perché darebbe troppo fastidio, penso lo posizionerò qui dunque, sì, ci sarà forse un problema in futuro, vedo una macchia nera lì, c'è olio, molto buono perché probabilmente ora non so se continua anche sotto, teoricamente sì. Qua continua e cade. Ora non andrò troppo in fondo, non andrò troppo in fondo, sto andando troppo in fondo. Che cos'è? No, 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 no. Oh my god. Sì, qua c'è della marble. Allora, senza volerlo sono andato in una caverna. Non sono pronto per una caverna, non ho nemmeno un piccone di ferro perché non ho il ferro. Qui c'è del copper però, cosa molto utile. Cioè del coal. Allora, prenderò questo coal, prenderò della marble perché voglio farmi per assolutamente il tetto in marble perché mi garba molto di più. Allora, qui c'è del silver, sì, questo sembrerebbe proprio silver. Il silver è della Towncraft, se non sbaglio, anzi della Red Power, no, non lo so, non ne sono sicuro, quindi sto zitto, che forse è meglio. Nordugo, qui c'è della sabbia, penso possiamo prenderla, a meno che, ecco, non ci sia dell'acqua, come proprio volevo evitare. Questa non ha preso le nostre torce, qui c'è una gran quantità di olio, quindi questa sarà la nostra fonte primaria di fuel per quanto riguarda la buildcraft, ma questo lo vedremo in altri episodi. Penso di trattare prima la industrial craft, soprattutto perché ci consente di avere più materiali. Ora, come possiamo vedere, dov'è? Marble. Pensando 4 marble ci danno 4 marble brick, quindi l'EMC è 1 anche per i marble brick, quindi è una cosa molto comoda anche questa. Ora scaverò un po' di marble brick, vedrò di andare un po' in giro a vedere se c'è, trovo altro ferro, almeno 3 pezzi di ferro lì, ne vedo un altro, quindi dobbiamo avere il piccone e ci vediamo tra poco. Già ci sto. Ok, lì vedo dello zaffiro, lì vedo un arciere, la cosa, uno scheletro anzi, la cosa non mi piace molto, devo ammetterlo. C'è tanta gente qui, troppa gente a dire il vero. Ho paura che qui arrivi qualcuno, quindi piazzo giusto giusto una torcia, infatti sta arrivando un ragno. La ammazziamo e sfruttiamo la corrente che qui ci potrebbe aiutare. Non mi butterò qui perché la vedo come una cosa abbastanza scomoda, quindi ora torno indietro e affrontiamo questi mob come un gentiluomo sul real power. Ecco, questo bravo signorino mi sta aiutando ammazzandoli. Ora, non vorrei che ci fosse uno spawner di questi esseri immondi. Chi è che mi ha sparato? Non c'è nessuno scheletro, io ho paura, ma se mi butto. Esplodi? Amico, esplodi, bravo. Questo è quello che volevo tu facessi. Qui, ripeto che secondo me c'è uno spawner di questi esseri immondi. Ma per essere sicuri dobbiamo stoppare prima qua il corso d'acqua. Non ho stoccato niente di ciò che avrei voluto stoccare, ma questi sono dettagli. Qua bisogna fare un piccolo cose di questo genere. Ho finito, vabbè, abbiamo della gravel che stupidamente ho utilizzato. Sì, mettiamoci qua un attimo, prendiamo del legno, dato che no, della sabbia. No, 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 essere immondo che non sei altro. Mi sono spaventato un pochino, questo ha fatto un 360 molto trickshottoso. Sì, qua c'è tanto copper, troppo copper, non mi serve tutto questo copper per il momento. Qua c'è del carbone, cosa che invece mi serve, non in quantità industriale, ma
Mi serve, quindi ne prendo un po'. Prendiamo anche questo carbone e si copre. Ora lì c'è gente, ma io non voglio andare lì. È venuto per vedere questo, ma non posso nemmeno prenderlo. Quindi ora io aspetterò che arriva quello e lo picchierò a morte come un grandissimo surreal power. Perché io sono surreal power e tu non sei nessuno. Molto bene. Ora qui questa essenza, quindi potremmo utilizzarla per stoppare. No, in effetti non possiamo. Qui stiamo cercando di tornare indietro. Sì, magari tornare indietro quello che volevo fare. Lì mi sta aspettando come un trollone quello. Molto cattivo, molto cattivo. Sei un cattivone, ragazzaccio. Sei un cattivone, sei un cattivone, sei un cattivone. Ok, basta. Ora io devo. Oh my god. Troppi mob. Sono in easy, figuriamoci. Io devo andare dove c'era la catena là di roba. Qui c'è della marble, ho 38 pezzi di marble, facciamo così. Ho 40 pezzi, dovrebbero anche bastarmi, ne prendo giusto giusto un altro po' finché finisco il piccone e poi torno su. Ok, abbiamo altri 23 pezzi, facciamo così. Prendiamo giusto un altro paio, magari anche di più. Ok, abbiamo finito il piccone, molto bene. Finiamo qui di fare. Ok, non era proprio l'ideale, ma fa niente. Bene, ora torniamo su con il poco di spada che ci rimane, sperando che. Orco cacchio. Prima cosa è notte, seconda cosa non è una cosa ottimale. E se, terza cosa, io vorrei anche tornare su, ma magari. Per fortuna è anche abbastanza veloce. Mi ha quasi finito la spada, quindi questa non è una cosa che mi garba moltissimo. Per fortuna casa mia è qua vicino. Non vedo cactus senza spine che si avviano verso la mia abitazione, quindi penso che questa cosa vada molto bene. Ho lasciato la porta aperta, spero di non avere sorprese. Ecco qua. Allora, appunto, dobbiamo avere una cesta delle schifezze dove mettiamo tutto ciò che non è utilizzabile come costruzione o roba primaria, quindi tutti i blocchi di costruzione. Quindi 64 pezzi di arrobica che non andremo a utilizzare. Abbiamo un pezzo di lana che vale come inutilità perché non ci serve niente per ora, come queste lanterne. Ciao. Nabbo. Dunque, questo è della Towncraft, ma ora come ora non ci serve. Qui terremo i minerali. Questo è della Towncraft, ma non ci serve, o almeno credo. Qui ci vanno tutte le inutilità, quindi questo, questo, questo. Qui ci vanno i minerali. Potremmo anche metterci dei cartelli, a dire il vero, ma non so se sia adatto, soprattutto perché è un let's play. E noi non siamo le let's play. Oh no, ok, non dire stupidaggini sul power, non dire stupidaggini. Abbiamo altri 4 marble brick che metteremo qui. Ora abbiamo giusto giusto 3 pezzi di cobblestone. Scusate, ci faremo un pezzo, una cosa, molto bene. Quindi ricapitolando, qui abbiamo del charcoal e del charcoal, qui abbiamo altri 16 pezzi di charcoal. Ora io dormirò e ci vediamo domani mattina. Ok, di nuovo mattina, qui ci sono un paio. Ah, quello è il mob intelligente che ha deciso di stare all'aperto, cioè nell'acqua, per non bruciare. Quello invece è stupido, perché è uno zombie. Ah, vieni qui. Ok, devo andare nell'acqua ad ammazzarlo perché mi bugga tutto. Mi bugga tutto nel senso che non mi disturba. Quando vai in acqua non mi spara, quindi è scemo pure. Ok. Lì, come vedete, abbiamo degli alberi di rubber, la cosa è molto buona. Vi pianteremo questi perché appena riusciremo a craftarci una. Questo cos'è? Un pesce? Non credo. Una freccia, mi sembrava un pesce. Ok, surreal, surreal, stai calmo.
Per quelli di voi che non lo sanno, piazzando la canna a zucchero sulla sabbia cresce più in fretta, quindi io vi consiglio di metterla così, piazzarci una torcia almeno ogni 4 blocchi. Non proprio qui. Molto bene, dato che abbiamo un po' di carbone, ora sostituirò questo e quindi per magia vedete tutto cambiato. Ta-da! Cambiato. Ora posiamo questi che non ci servono. Ora anche qui vedete che grazie all'inventory Twix possiamo ordinare il nostro inventario. Premendo la Z appunto possiamo ordinarlo in modo standard. Qui abbiamo degli stecchetti che vanno qui, anzi non vanno qui, li mettiamo qui nel legno perché comunque sono materiali da costruzione e da crafting comunque. Invece l'osso lo mettiamo qui, invece qui ci mettiamo questo. Bene, creiamoci giusto giusto un altro po' di torce, giusto 64. Cosa stavo facendo? Useremo del charcoal. Queste tre le mettiamo via, anzi no, le teniamo qui a portata di mano. Non proprio qui, ma qui. Questi semi li mettiamo qui. Sì, il prossimo passo sarà andare a prendere della cobblestone. Anzi, della sabbia, a dire il vero, perché devo finire quello della Towncraft. Lì vedo non venirmi così vicino. Lo sai che mi tenti. Lì c'è tanta sabbia, quindi mi sa che andrò a distruggere uno strato almeno. Meno 64. Qua sono 9, perché il nostro caro professore di matematica ci insegna che 3x3 fa 9 e 9x4 fa 32. Quindi mi servirà mezzo stack. Ma non ho cobblestone. Ok, c'è giusto giusto un pezzo. Questo si chiama culo. Or dunque, facciamoci la nostra piccola pala. E corriamo fin là. Sì, a prendere quelle perché mi servono. Ora forse non dovrei correre così tanto, soprattutto perché non ho tanto cibo. Però lì vedo dei fiori della mod e li devo prendere. Perché non so ancora cosa servono, però forse guardando i let's play di Direwolf lo scoprirò. Ci sono delle ossa, cosa utile. Qui altro olio. Quanto pare l'olio non mi mancherà in questa serie. Qui prendiamoci questi. Lì c'è un altro di quegli alberi giganti che mi sa che ora andrò a tagliare solo per divertimento. Giusto per divertimento me lo devo fare, mi dispiace ragazzi. Quantità immane di legno, cosa assurda. Albero, l'albero azzurro è caduto tutto. Guarda qui quanto legno. Porco demonio, cosa assurda. Io amo il tricapiteto. Quello che mi trovo il tricapiteto. Cioè amo Terraria. Ma io non amo Terraria perché io non faccio 6 Terraria. Quindi io non gioco a Minecraft. Ma che senso ha? Sono scemo. Ora, casa mia è di là. Devo settare un waypoint perché rischio veramente di perdermi. Per questo che io ho installato la Race Minimap, soprattutto perché tendo a perdermi molto, qui non c'è niente. Prendiamo questi e poi andiamo a casa mia che è di là, o almeno spero. Ma sì, credo di sì. Scaviamo un po' qui. Ok, ora ritorniamo a casa nostra che è lì. Ora setteremo un waypoint, quindi sarà tipo un segnalibro dei posti dove siamo stati e che abbiamo memorizzato, che quindi mostrerà un piccolo rombo e ci consentirà di tornarci velocemente. Non mi suiciderò? No, che scherzo. Sento uno zombie, quindi probabilmente qua sotto c'è anche una caverna, oppure qui c'è qualcuno all'ombra. Questo, come vedete, io sono in grafica fast, ma questi sono alberi rubber dell'Industrial Craft perché hanno le foglie fancy. Quindi ora andiamo a casa, mangeremo qualcosa, setto waypoint e ci lasciamo qui. Ora qui lasciamo tutto ciò che non è utile.
Sender, oh, giusto 32, nemmeno a farla apposta. Le cuoceremo. Sono 8x4, 32. Quindi con 4 charcoal dovremmo cavarcela. Perché voi tutti sapete che un charcoal o barra un coal bruciano 8 pezzi di qualunque cosa. Quindi molto bene. Usiamo due stack da 64. Rendetevi conto. Molto bene. Devo mangiare qualcosa. Quindi mangiamo questo cooker short. Choppo, log. Ok, quindi per questa prima serie tutto. Ora fuori dalle telecamere metterò il legno perché penso che sia abbastanza noioso vedermi mettere il legno. Quindi ciao a tutti e ciao a tutti.